collettivo. E quindi credo, Matteo Bessone, se ci può parlare del libro che appunto la Rete Sostenibilità Salute ha prodotto e che è appena uscito, e un po' come è nato e quali sono i contenuti e a chi si rivolge anche. D'accordo, ciao, mi presento brevissimamente, sono Matteo Bessone, sono psicoterapeuta e sì, Giuditta, prima di Jean, voce, così va bene? Abbastanza, poi mi muoverò un pochettino per più possibile, me lo dobbiate ricordare. Prima Jean parlando della rete, accennava a questi documenti che pian piano sono stati redatti nel corso del tempo, che sono stati ciò che in questi anni più di altro hanno retto operativamente il lavoro della rete. Ci siamo tanto concentrati su questi documenti, abbiamo provato a diffondere, divulgarli, far sì che avessero un impatto reale al di là di tutto quello che per noi rappresentavano di ricerca e compagnia bella. Creati questi documenti, emersa la necessità di ricostituirci. Questi documenti sono stati molto importanti perché ci hanno aiutato a specializzarci, ci hanno aiutato a sviluppare uno sguardo attento e preciso sulle singole tematiche che nei documenti erano sviluppati. In realtà però una delle caratteristiche della rete è proprio il taglio, se vogliamo anche morale, dentro cui lavoro. Ci siamo per cui trovati davanti alla necessità di ricostruire il soggetto che aveva dato forma a questi documenti, e il libro è un pochettino questo tentativo. Si parla sia degli oggetti che sono ben esplicitati, ma nel farlo io ho l'impressione che emerga in maniera molto chiara una posizione etica e morale ben precisa, che non si esaurisce nell'analisi tecnica e approfondita degli oggetti di cui si parla, no? E questo ho l'impressione che sia uno degli aspetti centrali di questo libro. Cioè, parla nel farlo abbiamo provato a seguire la Carta di Bologna, cioè il documento fondativo, per cui vari capitoli approssimativamente seguono la Carta di Bologna. E in questo slancio trasformativo di cui parlava Jean, abbiamo tentato di far sì che diciamo, i processi conoscitivi e intellettuali che molto spesso animano la conoscenza scientifica fossero messi a disposizione di un cambiamento, che facesse salute. Ma visto che per noi, ci siamo detti prima, la salute non è solamente una faccenda sanitaria, non è solamente una faccenda medica, ci siamo così, mi sono perso nel filo del discorso. Parlavi appunto di come è nato il libro Della faccenda trasformativa, sì, scusami, intendevo. Non è solamente una questione medica, sanitaria. Abbiamo tentato, per cui, nel redigerlo, di tenere insieme questi diversi registri, quello più rigoroso, scientifico, e quello più divulgativo. Questo proprio perché crediamo che per far sì che ci sia una società sana, che produce salute per i suoi cittadini, debbano essere tutti i cittadini a prendersene cura. Ed è questo il motivo per cui abbiamo tentato di far sì che questo libro arrivasse a tutti i cittadini. Molto spesso ci sono un sacco di dati, un sacco di ricerche che potrebbero fare il cambiamento, ma rimangono circoscritti ad un ambito di tecnici che poi hanno molta difficoltà a tradurre questa conoscenza in una trasformazione collettiva. E noi crediamo che la trasformazione collettiva sia una cosa tanto importante quanto gli interventi tecnici, tant'è che c'è anche al di là di tutte degli aspetti più specifici che riguardano la medicina,
capitolo importantissimo sulla tutela del Servizio Sanitario Nazionale. Crediamo però che non sia quello il luogo esclusivo in cui si produca la salute, ma debba essere anche uno slancio di cittadini che dal basso chiedono che vengano la trasformazione delle politiche in tutti i settori, che fa sì che le persone possano essere più o meno sane. E su questo anche abbiamo immaginato nel libro la presenza di alcuni box che aiutano a dare maggior concretezza a questa praticità e a dimostrare che effettivamente un modo nuovo per fare salute c'è, è possibile, esiste. Già ci sono un sacco di pratiche, un sacco di attori che lavorano per questo. Non sempre è facile vederle, non sempre è facile valorizzarle e non sempre è facile far sì che dalle pratiche si producano teorie che aiutino. Okay,